Se si è fatto a Genova con il nuovo Ponte San Giorgio, nato in 2 anni sulle rovine del Ponte Morandi, si può fare anche per il nuovo Policlinico Ospedaliero di Padova. Piena sintonia di intenti tra Regione Veneto, l'ente appaltante e il Comune di Padova su questo punto, tanto che a Roma, al tavolo dell'incontro con il Ministro Speranza, il Sindaco Giordani ha portato lunedì la richiesta di fare presto che arriva da tutta la città. Una richiesta che si incarna nella figura del commissario, più volte ribadita dal governatore Zaia. Io sono resto convinto che se il governo tenesse a tutta una serie di opere a livello nazionale, PNRR o non PNRR, ma comunque ci sono delle opere strategiche, l'ospedale, Policlinico Universitario di Padova è unico, e quindi ci sia un provvedimento che stabilisce che possiamo nominare un commissario, ma non per far finta di essere commissario perché gli diamo impermeabile, no? Come quello dei polizieschi, ma un commissario vero, dove si abbattono i tempi, dove ci siano tutte le commissioni di controllo, di verifica. Nessuno lo scrive mai. Io in tempi non sospetti ho scritto all'ANAC, ho fatto scrivere all'ANAC, affinché ci sia la totale piena collaborazione con l'ANAC per questo fatto. Ma saranno passati 2 anni. Quindi assolutamente controllo, ma poi efficienza. Questo ospedale in 5 anni lo si può fare. Hanno fatto un ponte in poco tempo a Genova e possiamo fare l'ospedale.